ILLO è uno studio creativo che realizza video per cose innovative. Io sono Luca, sono cofondatore e motion director. Io sono Ilenia Rotarangelo, founder e creative director di ILLO. Io sono Cristina Pasquale e sono una designer. Ciao, io sono Mio e qui in ILLO mi occupo di animazione. Ciao, sono Claudia, io sono studio problem solver. Io sono Miriam e faccio l'animatrice. Io sono Carla e mi occupo di graphic design, di interfacce e anche di illustrazione. Sicuramente la laurea in ingegneria del cinema è stata molto utile, soprattutto per mettere le mani in pasta. La tesi sicuramente è un momento in cui si ha la possibilità di seguire un proprio processo. Sembriamo dei vecchi. Guarda, siamo un po'. Ingegneria del cinema non ci ha insegnato la motion graphic. Sicuramente è molto importante provare sia a disegnare che ad animare. E ovviamente un ottimo input per poter poi arricchirsi personalmente, per poter imparare nuove cose e scegliere soprattutto le cose che si vogliono andare a imparare e quello su cui si vuole andare a specializzarsi. E sia una scelta stilistica sia una necessità tecnica legata al fatto che ovviamente se uno disegna le cose in modo più semplice è più semplice animarle. La figura perfetta di motion designer è in grado di fare entrambe le cose. Abbiamo lavorato sia con Ferrero sia con Poste Italiane, in questo caso con clienti così grandi ci sono molte constraint. Manteniamo sicuramente la base del nostro stile, però vogliamo che quando il video sarà sul canale social del cliente oppure sul mio sito sia ben integrato anche con tutto il resto. Il 50% è creare il prodotto e l'altro 50% è riuscire appunto a parlare con il cliente, a riuscire a essere noi un buon team, a riuscire a vivere come azienda. Partiamo dal brief da parte del cliente. Le altre fasi di creazione sono divise in due e sono divise tra una parte di ideazione e una parte di produzione. La parte di ideazione è sostanzialmente dura circa 2-3 settimane ed è divisa tra uno script iniziale. Approvato quello, si passa alla fase di storyboard e facciamo la ricerca del voiceover. Passiamo a illustrare tutte le scene che avevamo quindi intorno dallo storyboard. E quando abbiamo sia illustrazioni che voiceover, partiamo con l'animazione. L'ultimo step è quello del sound design, che curiamo quindi quasi sempre internamente. Cosa non deve mancare in un video di ILLO? Storytelling. Sparkles. Design e coerenza. Preventivo firmato. Un sound design curato. Un easing ben fatto. Humor. Super cazzo la serve sempre. Deadline. Multi split screen. And made.